Buongiorno e buona domenica a tutti. Sapete, no, che la domenica io mi occupo della pulizia dei recinti e sono venuta da Keren. Allora, che fa Keren? Guardate intanto chi c'è con lei. Tre dei Big Bang Theory, loro che ancora non sono stati adottati, per non restare da soli, visto che Luke è partito, li ho messi con la dolcissima Keren, che è bravissima con i cuccioli. Ma con chi non è brava questa cagnolina? È meravigliosa con tutti. Allora, ricapitoliamo. Ezio e Vincenzina, adottanti di Sara, sorella di Keren, si sono offerti, avete ascoltato il video prodotto da loro, si sono offerti di pagare le cure per la leishmaniosi di Keren a chi si fosse fatto avanti per adottarla. Però purtroppo non si è fatto avanti nessuno ed è un vero peccato. Ricordate quanto ero giù la sera in cui ho scoperto che Keren era positiva alla leishmaniosi? Ero veramente distrutta. Invece poi, quando sono arrivati gli esami, che abbiamo fatto gli esami approfonditi, ho scoperto che Keren è solo positiva alla leishmaniosi, ma non malata. Quindi praticamente che cosa stiamo facendo noi come cura adesso? Diamo soltanto l'allopurinolo e il peridon aiuta il sistema immunitario. Quindi questa cagnolina non deve nemmeno fare le iniezioni. Ora, c'è qualcuno che se la sente di prenderla sapendo che lei non è malata ma solo sieropositiva? Io ho ricominciato a sperare, sinceramente. Con le analisi del sangue, con l'appoggio di Ezio e Vincenzina, mi sento rincuorata. Però vorrei tanto un cenno da parte di qualcuno. Mi dispiace troppo se solo penso di dover lasciare a vita nel recinto Keren. Non c'è motivo adesso, non c'è motivo, la potete adottare tranquillamente, le dovete dare solo delle compresse e basta. Ovviamente tenere sotto controllo i valori, ma io credo che lei non avrà mai problemi, così. Io sento questa cosa, nella mia esperienza, facendo così mente locale con i vari casi che ho conosciuto, anche se un caso non è come un altro, però mi sento, ecco, più tranquilla rispetto a Keren e vorrei tanto trasmettervi la mia tranquillità. O Keren, con i suoi occhi buoni, potrebbe trasmettervi la voglia di adottarla, ma finora non è successo, di questo mi dispiace tanto. Visto quanto è buona pure con i cuccioli sono pestiferi, e lei niente, lei è proprio buona, 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 ma proprio pacifica, sin dal primo momento, non ha alzato la coda nemmeno quando li ha visti, serena, come se nulla fosse, e loro come se nulla fosse, come se l'avessero conosciuta sin da piccolini, si sono legati a lei e stanno benissimo. Ora, oggi, ecco, ritorno a fare un appello per l'adozione di Keren. La voglio fuori da questo recinto, basta queste brutte mosche. È vero che lì c'è il secchio della cacca, ho raccolto, appena finito di pulire, adesso metto l'acqua nella riserva idrica. Ecco, a parte questo appello, volevo anche farne un altro. Qualcuno donerebbe un collare se resto a Keren? Perché sì, le abbiamo messo il Vectra, quell'antiparassitario che dura 20 giorni, ma ecco, è importante che lei non venga più punta, dobbiamo intensificare la protezione, non basta soltanto mettere le gocce, io metterei una cosa e l'altra, anzi se potessi le darei anche il NexGard, proprio a prova di puntura, a prova di morso di pappataccio. Se mi aiutate, sapete, no, dovete contattarmi al numero di telefono che compare a fine video, anche con WhatsApp, e vi dico dove mandarmi questo dono per la dolce Keren, che lo merita. Lo merita tutto, in attesa di avere la famiglia che merita, che ancora non si vede nemmeno all'orizzonte. Facciamo un salutino pure ai piccoli, guardate, allora vi dico di loro, Leonard è stato adottato in realtà. Leonard non dovrebbe essere qui, ieri sera doveva partire, ma poi il mezzo della staffetta ha avuto un guasto all'ultimo momento, lui non era ancora stato caricato a bordo. Quindi massimo entro prossimo weekend lui parte. Restano i fratellini Sheldon e Amy, la femminuccia, quella chiara. Restano loro senza richieste di adozione. Sono un po' timidini, ma possiamo rimediare, perché anche Leonard è timido, ma quando l'ho portato a casa ieri vi garantisco che è stato veramente bene. Ah, poi sapete, no, che io ho preso la sorella di questi piccoli, Leslie, quella mordace, terrorizzata.
Vi aggiorno presto perché Leslie è migliorata tantissimo, non subito, prima non potevo portarla sopra casa mia, la tenevo giù in garage con Caleb, vi ricordate? Ma da quando l'ho portata a casa, tempo 3 giorni, è migliorata da morire tantissimo. Ha ancora un po' di paura, ma non esiste più per lei la reazione di morso, se l'è dimenticata. Vi faccio vedere presto. Dobbiamo aiutare anche Leslie, per lei faremo un discorso speciale, voglio essere sicura che lei diventi buonissima e lo diventerà. Ma nel frattempo pensate ad adottare la piccola Amy, un po' timidina ma dolcissima. E amore, dai, su, dai amore, vieni, vieni, vieni. Ma di cosa avete paura? Niente, in loro è insita un po' di paura, evidentemente, non lo so, sarà stata l'esperienza dell'abbandono. Non sappiamo, eppure sono cuccioli dolcissimi. Chi ha adottato la prima sorellina è felicissimo perché è straordinaria e saranno straordinarie anche loro. E Keren vi aiuterà finché è con loro. Vero Keren? Pazienza, Keren, pazienza. Pazienza, ancora un po' di pazienza. Secondo me qualcosa accadrà. Io ci voglio credere. Ciao amore, vado adesso.